si avvicina per la prima volta nel sistema del tizio del Po, è colto da una vaga inquietudine. Il suo occhio spazia su un paesaggio assolutamente orizzontale. Nulla si erge in altezza, ma tutto si distende e si dilata. È un luogo dove l'acqua non è acqua, perché è salmastra. Non è mare perché è incanalata, delimitata da argini e cordoni di sabbia. La terra non è terra perché ora emerge, ora è sommersa, e là dove incontra l'Adriatico è in continua formazione. Il delta è una creatura della natura, il frutto dell'incessante lavoro del grande fiume, delle maree e delle correnti marine, ma è anche il risultato della millenaria opera dell'uomo, che nei secoli ha innalzato argini e inventato valli da pesca e campi coltivati. Il delta, e particolarmente questa parte del delta in provincia di Rovigo, è tutto e il contrario di tutto. Un mondo mutevole, il più giovane della nostra penisola. Al di là dei suoi silenzi e della semplice e scarna bellezza dei suoi profili, questa terra racchiude segreti geologici e passioni umane insieme. Dall'antico litorale che corrisponde al tracciato della strada statale Romea, con stupefacente velocità, la costa è avanzata verso il mare, sfruttando i detriti che i vari rami del Po hanno continuato a depositare nel tempo. Per scongiurare il pericolo che la laguna Veneta alla lunga potesse interrarsi, la Repubblica di Venezia ordinò nel 1604 che il fiume fosse deviato a sud, verso lo Stato Pontificio, scatenando la reazione della Santa Sede che inflisse la scomunica alla Serenissima. Così, con la costruzione di grandi argini e le opere di bonifica realizzate a partire dal 1800, il complesso del delta ha assunto quella forma caratteristica di cuspide aguzza che si protende verso l'Adriatico. Per chi si trova nell'estremità orientale del territorio polesano, per esempio dove sorge il faro di Pila, e guardando verso ovest, a stento può immaginare che la linea di costa si trova 25 km più indietro. Che cosa spinse i paleoveneti, etruschi, greci, romani, longobardi, su fino ai giorni nostri, a preferire questo ambiente selvaggio dal clima difficile? Sicuramente la possibilità di utilizzare le vie d'acqua presenti per il commercio, come nel caso dell'antico scalo marittimo di Adria, che diede il nome all'Adriatico. Qui olio, vino, vasellame greco erano scambiati con i prodotti agricoli locali e con l'ambra, proveniente dal Baltico. In altre epoche, il territorio fu al centro del commercio del sale e fu teatro del conflitto di interessi di vari stati. Ma l'impronta duratura a questa parte del Polesine la diedero senz'altro le ricche famiglie veneziane mandate dal Doge a bonificare e a sfruttare le terre strappate al mare. E i veneziani, si sa, facevano le cose alla grande. A Fratta Polesine fu scomodato persino il grande Andrea Palladio per costruire a metà del XVI secolo Villa Badoer, affrescata all'interno da giallo fiorentino. Scamozzi progettò invece a Canda la sontuosa Villa Nani Mocenigo, che si fa ammirare anche per il parco e le scenografiche pitture dei suoi saloni. Ai pescatori delle lagune erano riservate invece abitazioni più modeste, fatte di canne ed erbe palustri, la cui architettura spontanea rimase quasi inalterata nel tempo, anche quando furono realizzate con materiali diversi. Tutte le storie possibili qui sono legate all'acqua, tant'è vero che i centri più importanti sono sorti sui rami del Po o sulle rive dei canali navigabili. Sull'Adigetto, attuale corso del Popolo, sorse nell'alto medioevo Rovigo, che unico caso nel Polesine fu cinta di mura nel XII secolo e divenne provincia sotto il regno lombardo-veneto.
Sullo stesso corso d'acqua si trova l'Endinara, che mantiene ancora intatte le testimonianze del periodo della dominazione estense. Ancora lungo l'Adigetto si sviluppò fin dal X secolo Badia Polesine, che deve il suo nome all'abbazia della Vangadizza. Su un letto abbandonato dal grande fiume, il Canal Bianco, sorge dal VI secolo avanti Cristo Adria, che appunto sul traffico navale fondò sempre la sua prosperità, almeno fino a quando alcune rotte del Po e dell'Adige non ne alterarono le caratteristiche di porto fluviale. Il massiccio Palazzo Pepoli del XVI secolo si trova sullo stesso canale a 300. Il mondo verde e azzurro del Delta è sempre stato un territorio di frontiera, una sorta di nuovo mondo con gli specchi d'acqua e le lagune al posto delle praterie, un posto dove sentirsi liberi di vivere l'avventura. Ora, con la recente istituzione del Parco regionale del Delta del Po, che apre la strada alla valorizzazione di questa parte d'Italia che è la zona umida più interessante d'Europa, per tutti gli amanti della natura è giunto finalmente il momento tanto atteso. Partire e avventurarsi sull'acqua, magari muniti di macchina fotografica e binocolo. Risalendo il Po di Venezia, ci accorgiamo che il Delta è un vero paradiso per gli uccelli acquatici, sia stanziali che migratori. Su 150 specie che nidificano indisturbate, molte trovano solo qui il luogo adatto per la riproduzione. Tra queste acque sono presenti tutti gli aironi europei, le varie specie dei gabbiani, i cormorani, i fenicotteri rosa. È l'habitat lagunare dove è possibile vedere un airone completamente candido mentre con il becco cattura un pesce. E più in là scoprire un altro che vola con la testa ritratta fra le spalle, contrariamente alle cicogne che volano con il collo teso. Con un po' di pazienza si può assistere anche ad un'improvvisa disputa tra due magnifici aironi cenerini, oppure a qualche passo di danza di una gazzetta. Sapendo aspettare, finalmente ci si potrebbe trovare al cospetto del famoso Cavaliere d'Italia. Sugli scanni, cioè sui cordoni litoranei di recente formazione, raggiungibili solo in barca, e dove anche le piante pioniere non hanno ancora messo le radici, si può vivere l'emozione oggi rara di essere su una spiaggia solitaria, in compagnia degli uccelli acquatici. Thank you.
siamo nel punto più orientale del Delta, nel porto peschereccio di Pila, da cui partono le barche attrezzate per la pesca in mare aperto. È l'alba, e condividere con questi uomini il momento febbrile in cui issano a bordo le reti è sicuramente un'esperienza esaltante che non si dimentica facilmente. Anche al largo, a qualche miglia dalle lagune, gli incontri sono mozzafiato. Mare, cielo, salsedine, le metropoli convulse e frenetiche sembrano lontane e troppo prevedibili. Siamo in un mare generoso e anche nelle acque tranquille del Delta i pesci saltano in barca quasi come una volta. Ma qui branzini, orate, cefali e le mitiche anguille sono specie pregiate e vengono allevate da tempo. Dove il mare ha sommerso barene e bonelli, nelle sacche, come questa degli scardovari, la miticoltura ha preso il sopravvento. Vongole e cozze sono considerate una sicura fonte di reddito. Per assaporare i prodotti tipici, non c'è che l'imbarazzo della scelta, magari in un locale esclusivo. Sia pure nell'ottica ormai di uno sviluppo sostenibile, la gente del Delta è sempre legata allo sfruttamento agricolo del territorio bonificato. Le coltivazioni del riso ed altre attività tradizionali sono ormai in forte calo. Ma è emersa prepotentemente un'altra agricoltura, ecologicamente corretta e rispettosa dei consumatori. Del resto non siamo nel Polesine? Una tra le terre più fertili d'Italia? Naturalmente il Delta, così ricco di risorse, non può trascurare l'attività economica più attraente, il turismo balneare. Questo mondo antico e giovane ad un tempo ha un suo fascino dolce e discreto. Le spiagge sono a ridosso della macchia mediterranea e in prossimità di profumate pinete. I polesani sono imprevedibili e originali, e tra le loro perle c'è pure un'isola esclusiva. L'isola di Albarella, diventata un club di 2000 soci, con 3 km di spiagge, boschi popolati da animali e da un moderno porto turistico. La conservazione dell'habitat naturale, del paesaggio secondo parametri internazionali, è anche una questione di cultura. Prezioso strumento di educazione ambientale è il giardino botanico di Porto Caleri, inaugurato nel 1991 nella pineta di Rosolina Mare. Lo scopo è quello di conservare inalterato un tratto del cordone litoraneo, un ambiente ormai raro sulla costa adriatica, spesso preda delle speculazioni edilizie. Il Delta è un laboratorio naturale. Nella sua punta oriente, dove le onde affrontano l'ultimo lembo di sabbia, il silenzio è sovrano. Tutto induce alla meditazione e alla riconciliazione con la natura. Siamo a Scano Boa e il momento particolare può riservare ad un fotografo l'occasione propizia per importanti scatti d'autore. Il sole è tramontato e la vita del Delta è intensa. Ascoltarla ed esserci in mezzo è quasi commovente. È un risalire indietro nel tempo, quando l'uomo non era ancora intervenuto con le macchine a bonificare, a correggere, a prosciugare, a rettificare il corso dell'acqua. Qui l'uomo è quasi un ospite.
I veri protagonisti sono loro, e lo sanno. Il luogo è in grado di sollecitare anche il nostro senso estetico. Il gioco dei riflessi di luce moltiplicato all'infinito dall'acqua, la combinazione delle linee o l'incontro del colore, ci appagano e ci distendono l'anima. Sul Bonello di Bacucco si può comprendere che cosa vuol dire oasi di pace. Seduti in barca e immobili, possiamo aspettare con rispetto il tramonto del sole come un evento primordiale. Il faro manda i suoi messaggi ai naviganti. Presto scenderanno le ombre lunghe della notte, ma qui tutto ci infonde speranza e serenità.